Le prodezze di Orazio. Orazio era un cane. Non portava il collare e non aveva una casa. E peggio ancora, non aveva mai niente da mangiare. Vagava di pattumiera in pattumiera in cerca di qualche avanzo di cibo. Dovunque andasse, Orazio si tirava dietro una grossa sporta sbrindellata piena di ossi secchi. E se non trovava di meglio, mordicchiava tristemente un osso, cercando di immaginare che fosse una succulenta bisteccona. Un triste lunedì, Orazio girovagava annusando come al solito, quando vide una macelleria aperta dalla quale usciva un odorino delizioso. Orazio si avvicinò alla porta e guardò dentro. In giro non si vedeva nessuno. «Oh, oh!» disse fra sé leccandosi i baffi. Entrò a passi felpati nel negozio e si trovò davanti a un gran vassoio di pancetta affettata. «Squisita!» disse Orazio dopo averla mangiata tutta. Poi si trovò quasi per caso davanti a un vassoio di cotolette. «Squisite!» fece dopo aver mangiato anche quelle. Si guardò poi intorno in cerca di qualcos'altro quando udì dei passi. Veloce come il lampo, si nascose dietro la macchina per fabbricare salsicce. Il macellaio, il signor Ciccio, entrò nel negozio e si fermò di botto. Mancava qualcosa. «Ma mi pareva di aver preparato un vassoio pieno di fette di pancetta!» mormorò fra sé. Poi il signor Ciccio vide il secondo vassoio vuoto. «Eppure sono sicuro di aver tagliato delle cotolette. Ma, mi sbaglierò. Farò meglio a preparare le salsicce.» Il signor Ciccio alzò il coperchio della macchina per fare salsicce e ci mise dentro della carne di maiale. La carne macinata scivolava nella macchina e dall'altra parte, davanti agli occhi stupefatti di Orazio, uscivano succulente salsicce. Il signor Ciccio mise dentro dell'altra carne di maiale. Ma questa volta Orazio non se li lasciò sfuggire. In men che non si dica, divorò gli appetitosi salcicciotti. Squisiti! Il signor Ciccio aspettava che uscissero le salsicce. Ma che strano, pensò. Mise dentro dell'altra carne, ma Orazio mangiò anche quella. Che cosa buffa! Mormorò perplesso il macellaio, mettendo nella macchina dell'altro maiale che finì immancabilmente nell'insaziabile stomaco di Orazio. Il signor Ciccio gettò un'occhiata sospettosa alla macchina. «Se anche le prossime salsicce non usciranno, dovrò investigare.» «Povero me!» pensò Orazio. «Mi scoprirà e non avrò più nulla da mangiare. E ho ancora tanta fame!» Poi gli venne un'idea. Il signor Ciccio mise dell'altra carne nella macchina. Mentre il macinato scorreva come al solito, Orazio se lo mangiò e mise al suo posto un vecchio osso sudicio. Ed ecco che dall'altra parte uscivano salsicce osso. Il signor Ciccio era stupefatto. Orazio ridacchiava silenziosamente fra sé. La macchina continuava le sue sorprendenti trasformazioni. Dentro un altro pezzo di carne, fuori un'altra salsiccia osso. Dentro la carne, fuori l'osso. «Ma è pazzesco!» gridò il signor Ciccio. «Ho delle visioni? Sono forse diventato matto?» Sotto la macchina, Orazio non riusciva più a soffocare le risate, malgrado si fosse nascosto il muso fra le zampe pelose. «Qui c'è qualcuno che ride!» fece tutto arrabbiato il signor Ciccio. Guardò sotto la macchina e vide Orazio che lo guardava con un'espressione colpevole dipinta sul naso. «E tu chi sei?» «Sono Orazio e sono un cane.» «Ah, questo lo vedo da me! Ma che ci fai sotto la mia macchina per fare salsicce?» Orazio arrossì. «Beh, vede, ecco, io sono un assaggiatore di carne.» «Assaggiatore di carne?» «Sì, provo la carne. La mangio per vedere se è di buona qualità. E in effetti lo è. Bravo, lei può venderla tranquillamente.» «Ma se te la sei mangiata tutta!» frignò il macellaio. «Come faccio a venderla se te la sei mangiata tutta?» «E dovevo pur provarla, no? Altrimenti non la può vendere.» Il signor Ciccio sospirò. «Immagino che avrai provato anche la pancetta, no?» «Oh sì, buonissima davvero, ma la prossima volta dovrebbe fare delle fette più spesse.» Il signor Ciccio non ci vide più dalla rabbia. Diventò rosso e gridò: «Ladro! Ladro di carne! Truffatore di pancetta!»
il cane si accucciò sotto la macchina e quando finalmente il macellaio esaurì gli insulti, Orazio disse piano: «Potrei aggiustare la macchina». «Che ne sai tu della mia macchina?» «Butta fuori degli ossi vecchi, no? Ma io penso che potrei aggiustarla». Orazio fece finta di guardare sotto la macchina e smosse alcune viti. Infine riapparve con un largo sorriso sul muso. «Ecco, ora è a posto, provi su». Il signor Ciccio mise del maiale nella macchina e osservò attentamente il buco di uscita. Una bella fila di salsicce rosa uscì dalla macchina. «Oh, non so come hai fatto, ma la mia macchina non ha mai lavorato così bene!» Si avvicinò ad Orazio per accarezzarlo e si rese conto che il cane era tutto pelle ed ossa. «Oh, poverino, ti si possono contare le ossa? Oh, non mi meraviglio che tu ti sia mangiato tutto il mio macinato! Vieni, mangia ancora!» E offrì allo stupefatto Orazio un piatto di bistecche, rognone e fegato. Orazio divorò tutto di gran gusto sotto lo sguardo compiaciuto del signor Ciccio, il quale si era così affezionato al cane che decise di tenerlo. E così Orazio rimase e il signor Ciccio ora taglia le fette di pancetta molto più spesse.